Un caldo ed inaspettato sole dà una piacevole tregua al clima nostrano, rispetto alle rigide temperature dei giorni scorsi. Non ce la fanno Schiavi e Piva e Mr. Grilli opta per un 4-4-2 mascherato, nel quale Iannella è di fatto la terza punta dello scacchiere e Riboldi è schierata nell'inedita posizione di laterale difensivo destro. Più o meno speculare è la formazione lariana di Fausto Cattaneo, dove tornano titolari Bertoni, Cavaliere e Ambrosetti, con Mazzola che parte da destra ma ha piena libertà di inserirsi centralmente. Inizio più che positivo per le padroni di casa, che passano dopo solo 100 secondi. Ambrosetti alleggerisce all'indietro e sul pallone si avventa Marta Mason, rapida nell'infilarsi tra le maglie avversarie e a trafiggere piazza, incrociando sul secondo palo. Inutile la deviazione di Scarpino della numero 1 Comasca. Le ospiti non si sfaldano e al quarto Capitan Fusetti chiama la parata a terra l'attenta Gritti. Subito dopo Riboldi sale a destra e crossa in area per Giacinto, che da pochi passi gira al volo, ma tra le braccia di piazza. Decisamente più efficace è la manovra biancoceleste, che al 14° finalizza ancora. Tonani dalla tre quarti taglia dall'altra parte per Iannella, che entra in area e di giustezza deposita alle spalle dell'estrema lariana. Al 18° Erba prova a rispondere con una velenosa conclusione dal limite, ma Gritti neutralizza in due tempi. Gara che si ravviva attorno alla mezz'ora, quando Erba dalla tre quarti crossa alla perfezione per la testa di Mazzola, ma Gritti con un riflesso felino le dice ancora no. Subito dopo Giacinti da destra la mette sul secondo palo, dove Mason non trova la coordinazione vincente, ma impegna comunque la brava piazza in una difficile respinta. La spinta bianco-celeste non si spegne. Tonani al 32° serve al centro Iannella, che però impatta male e manda alto. Al 40° è il turno di Scarpellini di divorarsi una rete. Servita in area col goniometro da Stracchi, spara tra le braccia della numero 1 ospite, che blocca in due tempi. Nella ripresa sono sempre le nostre a cercare la via della rete ed è la solita Giacinti che ci prova al terzo sul rilancio di Stracchi. Vince il duello a sportellate con Bertoni e incrocia col sinistro, ma la sfera esce per questione di centimetri. Al sesto Mauri, da posizione defilatissima, pretende troppo e piazza chiude lo specchio. Al 10° bella penetrazione di Scarpellini, che dà il centro per Mason, che si gira e prova la rasoiata, mancando il bersaglio grosso di un niente. Neanche un minuto dopo Iannella si fa trovare sul secondo palo sul lancio di Mauri, si allunga come può e spaccata coglie in pieno l'incrocio dei pali. Le lariane si fanno vedere in avanti al 17° con Zanini, che tenta la sassata, ma non trova la porta anche perché è ostacolata da Tonani. Mr. Grilli getta nella mischia Cambiaghi per Mason e la bionda ex Fiamma Monza non fa in tempo a sporcarsi le scarpe, che alla prima occasione di sinistro trova l'angolo basso e realizza la rete della tranquillità. Stracchi sul secondo palo impegna il 22° in angolo piazza, che si salva con l'aiuto del montante. L'oracolo di Città di Castello fa rifiatare Scarpellini e inserisce Brambilla. Stracchi ci riprova al 32°, entra in area e tenta la palombella sul secondo palo, ma è strepitosa piazza che con la punta delle dita devia ancora sul montante e nega all'ex Torresina la gioia del gol. Per gli ultimi 10 minuti entra anche Dossi per Mauri e anche il Trattor è subito decisiva, poiché al primo affondo sulla destra pennella letteralmente il cross sul secondo palo, dove Cambiaghi gira ancora nella rete lariana. Pazzesca la media realizzativa a minuti giocati dell'attaccante biancoceleste. Rete stregata oggi per Valentina Giacinti, che al 43° calcia fuori di poco e ben pescato un minuto dopo dalla solita Stracchi spara ancora su piazza in uscita disperata. Al 45° i riflettori sono anche per Gritti, che vola sulla sinistra a respingere la punizione angolata di Pellizzoni. Dopo 4 primi di recupero, il signor Betta della sezione di Bolzano manda tutti negli spogliatoi, mentre da Verona arriva in contemporanea notizia del pareggio in extremis della Res Roma sul campo delle gialloblu, che vengono così scavalcate dalle bergamasche, a dimostrazione di un campionato che sarà in bilico fino alla fine. Nazarena, oggi un risultato positivo, 4-0, anche ottime trame di gioco. Sì, diciamo che volevamo riscattarci dalla prestazione, anche se non era stata una brutta prestazione di Firenze. Credo che oggi la squadra ha risposto sul campo facendo a tratti un bel calcio. Sono contenta perché era importante ripartire bene con questa partita e credo che oggi la squadra l'abbia fatta nella maniera migliore possibile. E tra l'altro sono molto contenta perché le ragazze che sono entrate hanno fatto davvero bene. Questo è sintomo di una grande squadra e di un grande gruppo. Adesso penseremo una alla volta, Pordenone, speriamo di prepararci bene finalmente con tutti gli effettivi, anche perché, ripeto, io le nazionali le ho viste giocare
giovedì sera, quindi non si sono neanche potuto allenare benissimo con la squadra, però devo dire che oggi la squadra mi è piaciuta tantissimo anche dal punto di vista, oltre dell'organizzazione di gioco, anche dal punto di vista caratteriale, che ripeto è una componente fondamentale per stare in alto. Mister Cattaneo, tecnico del Como, oggi un Como che ha fatto vedere buone cose, specialmente nella prima frazione, nella seconda forse si è lasciato un po' andare. Ecco, diciamo. Beh, questa è forse la partita dove la squadra, se guardiamo il punteggio, magari può sembrare che dica una cosa fuori luogo, però è forse la partita dove la squadra mi è piaciuta di più, perché ha messo in campo un atteggiamento che a tratti ha fatto vedere che la squadra, nonostante questi risultati negativi in queste prime quattro giornate, è una squadra che non vuol mollare, e quindi questo fa ben sperare per il futuro, anche se abbiamo davanti ancora partite molto difficili per noi, ma diciamo che l'atteggiamento di oggi la squadra mi è piaciuta. Il 4-0 è logico che ci penalizza parecchio, però era l'atteggiamento contro questa squadra che mi premeva di vedere. La squadra, diciamo che oggi rispetto ad altri sabati, altre partite, ha dimostrato qualcosa in più. Sì, anche perché c'è ancora tutto un campionato davanti, insomma, come ha tutto il tempo per risalire. Ma noi sappiamo che il nostro obiettivo è quello di salvarsi. Sappiamo anche che però, prendendo tutti questi gol, il compito si fa sempre più difficile. Bisognerà prestare molta più attenzione alla fase difensiva, lavoreremo soprattutto su questo, però è logico che questa squadra deve crescere non tanto per arrivare a fare grossi risultati contro queste squadre, sappiamo che è quasi proibitivo per noi, ma contro quelle squadre che poi saranno alla nostra portata, riuscire a conquistare questi punti che dovranno permetterci per forza di arrivare perlomeno a lottare per i play-out. Oh, Francesca, oggi un buon risultato, anche una buona gara del Mozzanica. Sì, abbiamo fatto una bella prestazione e il risultato ne ha dato dimostrazione e siamo state brave questa volta a concludere e soprattutto a creare. In difesa siamo state strette, abbiamo cercato di evitare gli errori di Firenze. Oggi tra l'altro un risultato a sorpresa, la Roma ha pareggiato con il Verona, Roma che affronteremo tra 15 giorni sempre qui a Mozzanica. Sì, anche lei quest'anno è una bella squadra e dovremo affrontarla sicuramente a testa alta e lavorando bene in queste settimane, perché sicuramente si preparerà bene anche lei. Con Alessia Piazza che oggi difendeva i pali del Como, tra l'altro i complimenti sono d'obbligo perché se non fosse stato per interventi decisivi tuoi probabilmente il passivo sarebbe stato anche più ampio. Grazie mille, vabbè, la squadra non ha girato molto bene, soprattutto la difesa, però stiamo migliorando piano piano, abbiamo già fatto meglio di altre partite e possiamo migliorarci, puntiamo alla salvezza. Ecco, per te c'è anche l'impegno con la nazionale Under 17, prossimo impegno appunto è la seconda fase di qualificazione per gli europei. Sì, noi comunque con l'Under 17 vogliamo ripetere quello che è stato fatto l'anno scorso, cioè di arrivare terze all'europeo, chissà magari di non migliorarci, e puntando sempre più in alto e speriamo di fare meglio.